Ciao ragazzi, come promesso, oggi rispondo alle vostre domande. Innanzitutto, grazie per le domande che mi avete inviato. Sono contenta. Non so quanto durerà questo video, non so se ce la faccio in un solo video a rispondere a tutte le domande. Probabilmente, se vedo che diventa troppo lungo, lo taglio in due. Cominciamo. La prima domanda è da Max Noreg. Grande, mitico Max. Ciao Max, grazie per la domanda. A proposito, Max anche lui è uno youtuber, se vi va di andare a vedere il suo canale ve lo metto qui da qualche parte. Allora, la domanda è: come contattare le ragazze giapponesi che hanno in programma di venire in vacanza in Italia? Anni fa usavo un programma tipo Penpal Friends e ne ho conosciute un certo numero, tra le quali la mia Yuka, cuoricino, detta Yuka. Non ti so dire applicazioni, cose varie, perché sinceramente è una vita che ormai non uso più applicazioni per conoscere i giapponesi. Però secondo me il metodo migliore, se proprio vuoi conoscere queste ragazze, è visitare le pagine che parlano dell'Italia e tutti quei gruppi dove ci sono gruppi italo-giapponesi. Ce ne sono tantissimi su Facebook, per esempio. In genere ci sono in questi gruppi in italiano, ovviamente, che ragazze che sono interessate all'Italia, che magari un giorno vogliono venire in Italia. E altrimenti, non so, Max, mi spiace, ma su questo argomento non sono molto, molto preparata. La prossima domanda è da parte di Cecilia Artioli. Ciao, intanto complimenti per il canale, mi piace tantissimo, grazie mille. Vorrei chiederti un paio di cose, spero tu possa aiutarmi. Premetto che non so se mi piacerebbe vivere in Giappone, l'ho visitato, ma visitarlo e viverci sono due cose diverse, è vero. Ma comunque vorrei provare. Io studio architettura e mi chiedevo se in qualche modo potrei trovare lavoro in questo campo. Sono ancora il primo anno, quindi di tempo ce n'è ancora abbastanza, però meglio informarsi fin da subito. Non mi sto facendo viaggino, era solo per pura curiosità. In che senso viaggino? Inoltre, se per miracolo dovessi farcela, come dovrò affrontare la vita a Tokyo tutta sola? Grazie mille in anticipo e ancora complimenti. Grazie a te per i complimenti e per il messaggio. Allora, ho vari amici architetti. La maggior parte devo dire che sono nel campo della ricerca, quindi stanno facendo un dottorato. Quella è la strada che io mi sentirei di consigliarti se vuoi venire qui a lavorare. Cioè, laurearti in Italia, poi scegliere la strada del dottorato e quindi venire a fare un dottorato qui in Giappone. Facendo l'università in Giappone, frequentando magari anche un istituto prestigioso con un certo nome, si ha poi una maggiore possibilità di inserirsi nel campo lavorativo. Farti un dottorato, io ho una specializzazione, un master, qualsiasi cosa, e poi grazie all'ausilio, alla spinta che ti dà il nome di un'università giapponese, cercare di trovare lavoro. Sì, credo che avresti possibilità di trovare lavoro perché il design italiano in qualsiasi campo è ritenuto uno dei migliori. Gli italiani in genere attirano sempre l'attenzione. E i problemi sorgono effettivamente soltanto dopo, nel senso quando ci si scontra con la mentalità lavorativa, che è diversa. Però sicuramente se tu con un curriculum universitario, il nome di università giapponese, venissi qui in Giappone, sicuramente troveresti qualcuno che ti darebbe ascolto. Questo è sicuro. Poi chiedevi un'altra cosa. Inoltre, se per miracolo dovessi farcela, come dovrei affrontare la vita a Tokyo tutta sola? Bella domanda. Tokyo è una città enorme, alienante. Diciamo che il mio consiglio, se tu venissi proprio da sola, se vieni tramite università avresti il dormitorio universitario e quindi ci sarebbero i compagni universitari, ci sarebbero tante persone a cui potresti chiedere, ti faresti tantissime amicizie. Anzi, venire tramite l'università è sicuramente l'esperienza migliore che si possa fare in Giappone. Venire da sola diventa già un po' più complicato perché dovresti trovare un appartamento innanzitutto, già non è una cosa facile, magari dovresti vivere in una guest house con tante altre persone, sarebbe un po' più complicato. Però quello che puoi fare dovrebbe essere sicuramente cercarti subito un giro di persone da frequentare. Adesso con internet ci sono i siti tipo Meetup dove puoi cercare persone che condividono i tuoi stessi interessi, insomma i sistemi sono infiniti.
Il prossimo messaggio proviene da Yukari Watanabe. Allora, grazie Ilaria per il tempo dedicatoci. Grazie a te per il messaggio. Sono una ragazza di 24 anni, mangaka, e fin da piccola appassionata di anime, manga, games, eccetera. Ho un compagno che ha le mie stesse passioni. Attualmente disoccupati, ma fortunatamente benestanti. Se volessimo trasferirci in Giappone, potremmo comprarci una casa? Potremmo avere dei vantaggi di conseguenza sul visto o ottenere una seconda cittadinanza? Bisogna avere per forza un lavoro? E se è così, un italiano in Giappone può fare l'imprenditore? Io non ho mai provato ad acquistare una casa in Giappone, ovviamente, però so che il mercato è un po' chiuso agli stranieri, non è tanto facile acquistare una casa in Giappone. Se sei un imprenditore devi fornire il nome dell'azienda che hai creato, più il capitale, quindi devi avere un tot di capitale che mi sembra che in dollari sia di 50.000 dollari. Parlavi di ottenere una seconda cittadinanza, cioè la cittadinanza significa avere il passaporto giapponese, ma questo è impossibile. Cioè, innanzitutto non si hanno due cittadinanze contemporaneamente, non so se lo sai. Un'altra cosa forse che magari, forse questo vuole dire, non lo so, il visto permanente, quindi un permesso di soggiorno permanente, questo è già una cosa diversa, non richiede ovviamente il cambio di passaporto, però le attuali leggi prevedono che il visto permanente si ti possa chiedere dopo 10 anni di permanenza in Giappone, ma soprattutto il visto permanente te lo danno quando paghi un ingente ammontare di tasse ogni anno, quindi insomma se dimostri di essere un cittadino d'élite ti danno il visto permanente. Altrimenti conosco casi di amici che con uno stipendio normale, niente di eccezionale, che comunque hanno sempre lavorato, pagato le loro brave tasse, dopo 10 anni hanno fatto la richiesta e non gli è stato dato. Per quanto riguarda l'ultima domanda, un italiano può fare l'imprenditore? Certamente puoi farlo, le leggi in questo caso sono più severe. Conosco amici o amici che hanno iniziato, hanno avviato una loro attività proprio per le questioni di avere, proprio per avere il visto più facilmente, perché avere una tua attività ti consente di non dipendere da nessuna azienda, perché tu sei lo sponsor di te stesso. Però in quel caso mi dicevano che è necessario avere un capitale in dollari, mi sembra di 50.000 dollari, e dimostrare ovviamente che l'azienda frutta o frutterà, quindi l'ufficio immigrazione deve valutare che l'azienda che tu stai andando a formare sia effettivamente ti dia la capacità di stare qui in Giappone, frutti e soprattutto porti tasse al Giappone. Insomma, il discorso è sempre quello, cioè il valore di uno straniero in Giappone qual è? Che lui produce e paghi le tasse, fondamentalmente. Andiamo alla domanda successiva. Matteo Rando chiede: decidendo di trascorrere un lungo periodo in Giappone, per esempio un anno, per imparare la lingua e avendo quindi un visto da studente, è abbastanza facile trovare un lavoretto part-time per pagarsi gli studi? Se sì, quali sono i lavori part-time più accessibili? Sì, se sei uno studente universitario o anche di una scuola di lingua, sicuramente è facile, perché qui la cultura del part-time è molto radicata. Tutti gli studenti hanno un part-time, a cominciare dalle scuole superiori. Per avere il permesso di lavorare part-time c'è bisogno di andare all'ufficio immigrazione e ottenere un permesso scritto che ti dia la possibilità di lavorare un tot di ore alla settimana. Quali sono i lavori part-time più accessibili? Allora, per un italiano, sicuro al 100% ristoranti italiani. Questo sicuro, non c'è dubbio. Poi in genere le università e anche le scuole di lingua hanno in genere dei servizi di lavori part-time, quindi hanno una bacheca dove ci sono degli annunci. È anche utile per esempio iscriversi alle agenzie di casting di modelli, diciamo, stranieri, dove modello non intendo il modello che sfila in passerella col fisico, no, modello nel senso persona straniera che compare in varie situazioni, che può essere uno spot pubblicitario, può essere una comparsa sullo sfondo, non so, di un telefilm. Ne cercano sempre, quindi farsi un giro delle agenzie di spettacolo per stranieri è utile, anche questa è una delle cose, nonché molto divertente a mio parere. Oppure dare lezioni private, mettere un annuncio da qualche parte e dare delle lezioni private di lingua. Questo è anche un metodo abbastanza buono, che paga anche meglio
dei vari lavori part-time, perché decidi tu la tariffa, ovviamente, senza esagerare, perché altrimenti nessuno ti contatterà mai. Mnemosine vi chiede: qual è il lavoro più facile da trovare in Giappone per uno straniero? È più facile essere assunti in un'azienda o in un negozio, oppure aprirsi una propria attività? Il lavoro più facile per uno straniero è una domanda un po' troppo generica, perché dipende veramente dalle tue qualifiche, dalla tua nazionalità, dipende da tante cose. Però, diciamo così, in via del tutto generica, direi che il lavoro più facile è insegnante di lingua, perché hai la tua lingua come qualifica, e insomma, insegnante di lingua forse è uno dei più facili, o anche in un ristorante del tuo paese, anzi forse questo è ancora più facile. Anche qui la ristorazione ha sempre bisogno di personale, come sappiamo. È più facile essere assunti in un'azienda o in un negozio, oppure aprirsi una propria attività? Un negozio è anche un'azienda, cioè un negozio fa capo ad un'azienda, quindi direi che è la stessa cosa. Quindi ti rispondo: se è più facile essere assunti in un'azienda o aprirsi una propria attività. Allora, per quanto riguarda la ricerca, ovviamente essere assunti in un'azienda richiede più tempo. Inoltre c'è un po' un sistema perverso per cui molte aziende non ti sponsorizzano il visto, quindi vogliono che nel momento in cui tu vieni assunta da loro tu abbia già un visto. Questo è un po' un cane che si morde la coda qui in Giappone, una contraddizione. D'altra parte invece aprirsi un'azienda ti consente automaticamente di ottenere un permesso di soggiorno come imprenditore. Però per aprire un'azienda devi dimostrare un certo tipo di caratteristiche. Per esempio, ho già risposto in realtà all'altra domanda, però ripeto, insomma, avere un capitale di bello consistente e provare che la tua azienda avrà un ritorno economico, potrà dare un ritorno economico al Giappone e insomma versare le tasse. Questo è tutto il senso. Filippo Ragazzi chiede: ciao Ilaria, ho 21 anni e attualmente frequento scienze della comunicazione all'università, e quindi prima di tentare un'esperienza devo ottenere la laurea. La mia ragazza invece è ormai prossima alla laurea di informatica, programmazione. Volevo avere un parere da parte di una persona a contatto tutti i giorni con la realtà giapponese, se io e la mia ragazza, con i requisiti elencati, senza però sapere parlare il giapponese seriamente, vi siano delle concrete possibilità di avere esperienze lavorative in Giappone. Oltretutto la mia ragazza ha dei parenti giapponesi, ma purtroppo ha perso ormai i contatti. Quindi mi chiedevo, se mai in futuro tentassimo di provarci, se ci potessero essere possibilità concrete per entrambi a trovare lavoro e quindi vivere in Giappone. Ti ringrazio tantissimo per l'aiuto che stai dando a molte persone, è veramente un'ottima rubrica. E grazie a te per la domanda. Allora, quindi senza conoscere il giapponese fondamentalmente. Allora, fermo restando che io consiglio sempre di imparare la lingua del posto, perché ti permette di integrarti meglio nella società e ti dà sicuramente molte più opportunità. Se proprio il giapponese, insomma, non lo sapete, non lo volete imparare, sì, si può trovare lavoro. Ovviamente, come al solito, dipende dalle vostre qualifiche. Nel caso in cui non sappiate il giapponese, la strada migliore potrebbe essere quella di tentare nelle aziende straniere. Non so, aziende americane, aziende francesi. Silvia Forte: ciao, intanto complimenti per i tuoi video, ogni volta mi diverto moltissimo a guardarli, grazie. E questa rubrica cade a fagiolo. Quindi passo alle domande. Gli italiani trovano facilmente lavoro in Giappone? Cioè, se conoscono la lingua o comunque hanno studiato all'università lingua orientale, è possibile che vengano assunti in un'azienda giapponese? Sì, è possibile che vengano è possibile che vengano assunti in un'azienda giapponese? Assolutamente sì. Meglio parli la lingua, più possibilità, perché ciò che spaventa molti giapponesi appunto è il fatto di non riuscirsi a comprendere. Questo è l'ostacolo maggiore per lavorare in Giappone in un'azienda giapponese. Gli italiani trovano facilmente lavoro in Giappone? Dipende dall'italiano. Chi si impegna lo trova, chi non si impegna non lo trova. Cioè, se conoscono una lingua o comunque hanno studiato all'università lingue orientali, è possibile che vengano assunti in un'azienda giapponese? Certamente, io stessa ho sempre lavorato solo in aziende giapponesi fino ad ora e non ho mai avuto nessun problema a trovare lavoro.
Ovviamente dipende tutto dalla tua intraprendenza, dalla tua voglia di fare, dalla tua persistenza nella ricerca. E se invece si volesse lavorare in un'azienda italiana in Giappone, come si potrebbe fare? Curriculum a go-go. Ma cioè andare direttamente in Giappone, ma io credo che dovresti prima trovare l'azienda in Italia, cioè la sede italiana eventualmente. Forse sarebbe il caso di contattare l'azienda, la sede principale italiana, credo, no? Io comunque personalmente la mia strategia fin dall'alba dei tempi è stata questa, cioè decidevo il settore in cui lavorare e mandavo mail a tappeto a tutte le aziende, anche quelle dove non c'era l'annuncio, ma intanto mandavo il mio curriculum, poi quello che succedeva, succedeva. Io farei così. E tu che lavoro fai? Che lavoro faccio? Io adesso, come ho detto prima, sono libera professionista. Lavoro principale è traduttrice. Ho fatto tanti lavori, principalmente però ho sempre tradotto nell'ambito dei videogiochi. Adesso traducendo freelance, traduco tante cose diverse. Io poi lavoro in un programma televisivo della NHK, la televisione come se fosse la Rai giapponese, che si chiama Cool Japan. Magari vi metto il link qui nel canale. Qui sotto al video della pagina, perché si può vedere in streaming. È un programma in inglese, parla un po' degli aspetti culturali interessanti del Giappone. Poi, e com'è stato il tuo primo anno in Giappone? Questa è una storia buia della mia vita, perché io il primo anno in Giappone sono venuta con il mio ragazzo dell'epoca e lasciamo per stendiamo un velo pietoso. Mi piacerebbe provare come lavoretto, o non so, a tradurre libri, manga o giochi o qualunque cosa. Sai per caso come si potrebbe fare? La traduzione, da quel che ho capito io, essendo il mio lavoro principale, è un campo difficile in cui entrare perché si basa sulla fiducia fondamentalmente, cioè la persona che ti richiede una traduzione deve potersi fidare. Quindi tu più esperienza, più ti danno lavori. Anche in questo caso la quantità dell'azione gioca la sua parte. Cioè, io cosa faccio in genere? Prendo una lista di tutte le agenzie di traduzione presenti. Io mi concentro in quelle in Giappone, ovviamente, però tu potresti fare la stessa cosa con le agenzie italiane e contattarle a tappeto. Se vuoi tradurre un libro è ancora un discorso diverso, perché per la traduzione dei libri, come forse saprai, gli autori principali hanno già dei traduttori assegnati in genere, però, se per esempio vuoi proporre tu un lavoro, potresti tradurre una parte e inviarla agli editori. Con i manga, allora, la cosa da fare, la cosa che ti consiglio fare è contattare di tua iniziativa tutte le agenzie di traduzione, anche le case editrici di manga se ti interessa, e spedire un esempio di traduzione. Prendi un manga che ti piace, e traducine un pezzo, non so, anche mezzo volumetto, un volumetto intero se hai tempo. Cioè, magari anche meglio un manga che non è stato pubblicato in Italia. Poi, come vedono i giapponesi, gli stranieri che lavorano in Giappone? Secondo me ci vedono un po' anarchici, cioè nel senso che lo straniero è un elemento disturbatore all'interno di un'azienda perché lo straniero tende un po' a non seguire pedissequamente tutte le regole che vengono imposte alla società giapponese o all'interno dell'azienda. Quindi sono sicuramente elementi disturbatori. Da quel che ho potuto capire, in genere questi elementi disturbatori non fanno piacere. Sono veramente poche, secondo me, le menti illuminate che riescono a comprendere che uno straniero con il suo modo di pensare diverso, con la sua, col suo bagaglio culturale diverso, è una ricchezza piuttosto che una minaccia. Questo credo che avvenga ovunque nel mondo, purtroppo. Anche se devo dire che ci sono molti stranieri che però si travestono da giapponesi e diventano alla fine più fissati, più pedanti dei giapponesi stessi, attenzione. I Butler Cafe. Ci sei mai stata? Quanto vengono a costare? Come vengono viste le persone che entrano in questi locali? Butler Cafe, cioè il caffè, come si chiama? Il bar, il caffè con il maggiordomo, no?
No, non ci sono mai stata, sinceramente, perché non perché ci trovi niente di strano, fanno, cioè, sono simpatici secondo me, con sto tizio che ti. Sti ragazzi che in teoria dovrebbero essere dei fighi, belli, così che ti accolgono e ti trattano i guanti di velluto. Non sono mai stata. Costano quanto un. Io sono. Ah, ecco, sono stata. Aspetta, aspetta, mi sono ricordata. Una volta con un'amica andai in un caffè. Come si chiama? A Ogikubo, il quartiere coreano di Tokyo, in maggioranza coreana, e lì c'era un bar che era, come si chiamava? Tipo Prince Cafe, una cosa del genere. E diciamo in teoria doveva essere pieno di bellocci dentro, coreani, perché qua va molto di moda il figo coreano. Vabbè, e non c'era manco un belloccio, giusto per dirla brevemente, ma comunque. Bah, era normale quello dove sono andata io, nel senso che era un caffè normale, i ragazzi erano tutti molto sorridenti, con questi bei capelli fluenti davanti alla faccia, c'era il tipo con l'occhiale, il tipo un po' più figo, quello alto, proprio. Vabbè, insomma, queste cose così, però, boh, alla fine era un caffè normale, un bar normale con prezzi normali, non ricordo niente di sfavillante, però non ci sono mai stato in un bar del caffè, magari provo ad andarci apposta e vediamo che succede.